Ciao a tutti ragazzi, io sono 2.0 e benvenuti in questo nuovo video. Oggi farò vedere come andare a realizzare un cassetto porta oggetti del compressore. E quindi, sigla! E quindi, eccoci tornati. Come detto appunto prima della sigla, oggi farò vedere come andare a realizzare questo cassetto porta oggetti per compressore. Come vedrete anche durante il video, la realizzazione non è molto complicata. Forse l'unica parte è il momento in cui andrò a fissare le guide. Perché per funzionare bene e per non essere dure durante lo scorrimento, devono essere messe perfettamente parallele una con l'altra. Ma adesso, bando alle ciance, vi lascio il video. Ok, cominciamo con l'andare a prendere degli scarti. Infatti questi pezzi che vedete che sto tagliando sono degli scarti che ho già qui in garage, in laboratorio, e che ho deciso di utilizzare e anche lasciare lì a prendere polvere, mentre quelli che vedete per lo sportello vero e proprio saranno pezzi che mi sono fatto tagliare su misura, ma che soltanto andrò a rimpicciolire in alcuni punti, tanto per dare meglio le misure con le guide e i vari spessori. In questo caso questo pezzo di scarto va rimpicciolito leggermente nella parte lunga. Infatti considerate che sto andando a levare un 3 cm perché comunque sia non mi servono. Il pezzo di scarto che ovviamente io sto andando a levare in questo caso non lo andrò a buttare, ma lo conserverò per futuri progetti. Questo è un altro pezzo di scarto. Ora dite, hai preso del truciolare? Non è un legno di, diciamo, di altissima qualità, si vedrà che è un legno di questo, però per il punto dove va messo è pure buono, perché considerate che in questo caso questo va messo nella parte superiore dello sportello, neanche proprio si vedrà perché sarà coperto da altre parti del tavolo, quindi è perfetto per quello che deve fare. E poi appunto un pezzo di scarto che io ho qui in laboratorio, prima o poi, se non l'avrei utilizzato, l'avrei buttato o utilizzato in maniera, diciamo, non idonea, quindi è meglio usarlo così che in altri modi. Ok, adesso prendiamo il pezzo vero e proprio dello sportello. Come vi dicevo, rispetto a quelli, questo non è uno scarto, l'ho comprato già di questa misura, devo soltanto rimpicciolirlo in alcuni punti per levare lo spazio che si prende negli spessori delle guide e delle due tavole che ho creato. In questo caso, facendo il calcolo di tutto, viene all'incirca da levare rispetto alla lunghezza 3,9 cm. Possiamo fare anche 4, non importa, diciamo, in questo caso il millimetro, perché possiamo calibrarlo poi con le tavole. Però dobbiamo appunto levarlo, perché in questo caso non ci serve. Abbiamo così già tutti e tre i pezzi tagliati. Una volta che tutto è tagliato, non ci resta che andare a già montare le guide. Come le montiamo? Intanto io so già che in questo caso in tutte e due le tavole va perfettamente al centro la guida, quindi non dobbiamo stare lì a calibrare le misure un po' più a destra, un po' più a sinistra, va perfettamente al centro. Quindi con la squadra prendo già la misura centrale precisa e poi sempre con la squadra vado a segnare una linea al centro. Questa linea mi servirà appunto per mettere al centro la guida. Ora, la guida presenterà molti fori, noi non metteremo tutte quelle viti, ne bastano 2, massimo 3, per mantenerla ovviamente stabile. Cerchiamo di mettere la guida perfettamente a livello con la fine del pezzo di compensato, e poi con un trapano e una punta andiamo a fare il preforo, per poi avvitare ovviamente la vite. Anche qui con le viti stiamo attenti, non usiamo viti con testa grossa, ma viti con testa fine, perché non deve sporgere tantissimo rispetto alla guida, se no rischiamo che si inceppi. Facciamo la stessa cosa nella parte posteriore. Ok, ed ecco qua la guida montata. Perfetto, adesso non ci resta che bloccare le tavole, una sul pavimento e l'altra nella parte superiore del tavolo, o perlomeno nella parte coperta superiore. Per fissarla a terra non faccio altro che prendere dei tasselli e lo vado a fissare. Con un trapano, in questo caso elettrico perché ho bisogno di molta potenza, vado a forare. Se serve possiamo utilizzare anche il martelletto come, diciamo, particolarità del trapano, per fare un buco più velocemente e anche senza rischiare di bruciare la punta. Una volta forato non ci resta appunto che continuare, in caso se il foro non è abbastanza profondo. In questo caso considerate che il tassello che ho utilizzato ieri era profondo circa 3-4 cm e già basta, anche perché non deve caricare chissà gran peso, quindi è ottimo per quello che serviva a me. Come vedete
si crea molta polvere. Allora in questo caso io ho mollato la guida per comodità, ma comunque dopo sono andato a pulirla con grasso e anche con l'aria compressa per levare tutte le micropolveri che sono entrate all'interno della guida. Se lo volete fare è meglio che la guida non la pistate prima, ma in questo caso è una posizione molto scomoda, ho dovuto farlo per forza. Adesso mettiamo il tassello, lo entriamo nel legno, poi con dei colpi di martello lo andiamo a fissare. Anche la vite, che è una vite abbattente, la vado a battere col martello. Questo ci facilita il lavoro perché sarà molto più veloce e rapido. Ok, adesso non ci resta che fissare la parte superiore della guida. Come vedete il trucciolare non si vedrà proprio perché sarà intanto sotto il tavolo e poi dalla parte davanti è coperto appunto dalla parte frontale decorativa del tavolo. Di lato la stessa cosa. Infatti adesso non mi resta che metterlo preciso e tenerlo con le mani e già fissare la prima vite, che mi fungerà da punto stabile per il nostro pannello. Infatti una volta messa questa vite possiamo anche lasciarla e poi sistemarlo dopo durante le altre procedure di assemblaggio. Controllo se la vite è fuoriuscita, adesso con dei battiti di mano vado appunto a regolare il tutto, a farlo diciamo andare a livello col resto delle tavole. Come vedete do vari tocchi mentre controllo perché non subito vado a trovare la giusta misura. Una volta però trovata, sempre col trapano e una punta a forare, per fare appunto il preforo vado a mettere la vite. Ok. Adesso cominciamo a creare lo sportello vero e proprio. Abbiamo qui il pannello frontale, che in questo caso è già stato leggermente rimpicciolito di pochi millimetri per dare lo spazio tra il tavolo, il pavimento e l'anda dello sportello. E adesso vado a trovare il centro preciso. Questo perché? Così lo sportello non lo posso aprire perché la guida non è a molla, quindi non mi tende a spingere lo sportello e quindi devo mettere una maniglia. Ho deciso di comprare questa maniglia in alluminio, diciamo opaco. Ora non so come si dice, diciamo in genere, il gergo diciamo da fabbri, questo tipo di alluminio penso si chiami alluminio anodizzato, e se non mi sbaglio. Comunque sono andato a comprare questa maniglia davvero pochi euro e con due viti già presenti nella confezione vado a fissarla. Le viti erano regolabili per l'altezza del legno, adesso con l'avvitatore e con un inserto a croce non mi resta che fissare il tutto. Ho scelto questo tipo di maniglia perché è molto moderna e comunque ci sta molto col colore del legno, che è un colore naturale, considerate che ne ho prese 3, in modo da metterle anche negli sportelli che avete visto molti video fa, sempre qui sul mio canale, anzi sui cassetti, quelli che sono praticamente alla mia sinistra. Adesso non ci resta che prendere la parte interna del cassetto e andare appunto a mettere il resto delle guide, le parti che scorreranno avanti e indietro. Con una squadretta, in questo caso che funge anche da livella, vado a metterla perfettamente al centro e poi perfettamente a livello con la fine del foglio che fungerà da cassetto. Anche qui punta per un preforo e poi la sua vite. Stessa cosa dietro e facciamo la stessa cosa anche dall'altro lato. Ok, adesso non è arrivato il momento di mettere l'anda. Come facciamo? Mettiamo del biadesivo sulla parte interna, poi del biadesivo nei contorni dell'anda in modo tale da dare lo spazio giusto e perfetto tra il tavolo, il pavimento e il resto dei tavoli, e poi lo andiamo a fissare. Prima con una vite che fungerà sempre da fulcro e che ci aiuterà a tenerla dritta, e poi lì possiamo aggiustarcela come vogliamo noi. E poi una volta regolata per bene non ci resta che stringere quella vite e mettere tutte le altre. Ora qui purtroppo la posizione della fotocamera è molto scomoda, non sono riuscito a inquadrarlo per bene, però comunque ve lo sto spiegando, quindi non è complicatissimo come passaggio. Ed ecco qui il cassetto fissato. Adesso però estraiamolo perché dobbiamo mettere gli oggetti che andranno in questo cassetto. Beh, tutto quello che comprende l'aria compressa, pistole, anche appunto delle pistole a getto d'aria per pulire e anche pistole per verniciare, ma perché no anche quella per gonfiare le ruote del motore o dell'auto. Per posizionarle dobbiamo fare in modo particolare. Perché? Perché il cassetto tende leggermente a inclinarsi verso il basso, quindi tutto quello che è più pesante va dietro, in modo tale da non creare peso in avanti. Quindi dietro nella parte finale metto la pistola a spara chiodi, l'avete vista anche in alcuni altri miei video utilizzata. E segno con una manita i due punti dove vado a mettere delle viti belle grosse che terranno il peso della pistola. Poi accanto mettiamo quella che utilizzo di più, la pistola per pulire, e tutto il resto poi lo possiamo mettere come vogliamo noi, sempre stando attenti che gli oggetti più pesanti vanno dietro. Una volta fatti i prefori non ci resta che appunto mettere le viti, viti belle grosse e belle lunghe, in modo tale da tenere per bene la pistola, perché non voglio che cada, visto che comunque sia sì un oggetto da lavoro, ma il pistone potrebbe essere anche molto delicato in alcuni casi.
Controllo con la mano se la vite esce di fuori, ma in questo caso non è così, e vado a mettere la pistola intanto in maniera provvisoria. Mettiamo anche la pistola a getto d'aria e tutto il resto. Una volta completati i procedimenti di fissaggio dei vari chiodi e dei vari ganci addetti a questo lavoro, non ci resta che entrare il cassetto. Come vedete è bello fluido, però ancora non è completato. Infatti, per evitare che si inclini verso il basso, vado a prendere un cuscinetto a sfera, di quelli che si utilizzavano una volta per fare i carrettuli, diciamo. Con delle rondelle, prima due piccole e poi due grandi, vado a fissarle. Le rondelle bloccheranno la parte centrale ma faranno scorrere quella laterale. Così facciamo prima un prefore e poi avvitiamo. Ovviamente stando attenti che il cuscinetto tocchi bene a terra, perché sarà quello che permetterà al cassetto di non inclinarsi. Ok, il cassetto è fluido, scorre perfettamente, però ovviamente non fa mai male mettere un po' di lubrificante, in questo caso un lubrificante al silicone, ottimo per queste cose perché non attira la polvere e non secca e non lascia unti, diciamo, nel legno. La vado a spruzzare sia nelle guide interne che nelle parti scorrevoli, perché è lì che sarà il vero cammino del cassetto. Una volta spruzzato tutto il lubrificante, appendiamo il tutto ed ecco il cassetto completato. E quindi il video finisce qua. Come avete visto, andare a realizzare questo cassetto non è nulla di complicato. Forse l'unica parte in cui bisogna stare più attenti, anche perché non è complicatissima, è andare a mettere le guide. Perché dobbiamo stare attenti a metterle perfettamente parallele una con l'altra. Dobbiamo metterle il più precise possibile. Se abbiamo delle dime in legno, ancora meglio. Infatti io, per posizionarle una sopra l'altra, perlomeno questa, sapevo che dovevo posizionarla al centro precisa. Sotto, avendo uno spazio più grande, non sapendo un punto di riferimento, ho seguito appunto le distanze che aveva il piede col centro corrispettivo della guida superiore. Così ho messo quella inferiore. Perché bisogna stare attenti? Bisogna stare attenti perché sennò si potrebbe rischiare, anche per pochi millimetri, che la guida nello scorrimento, sia a chiusura che ad apertura, non sia fluida. Come vedete, in questo caso da me l'apertura è fluidissima e anche la chiusura è perfetta. Un altro consiglio che vi do è l'anta di farla qualche millimetro più piccola rispetto allo spazio dove deve essere messa. Questo perché appunto dobbiamo fare in modo che questo spazio ci garantisca che l'anta entra perfettamente e che non abbia attrito. Poi, come avete visto durante il video, anzi verso la fine, ho messo questo cuscinetto qua. Ma per quale motivo l'ho messo? Perché queste guide sono fatte per essere messe orizzontale, per far aprire un cassetto così. Io invece lo sto facendo aprire in maniera verticale, quindi una volta aperte tendevano leggermente a piegarsi verso il basso. Questo non mi dava alcun problema perché le guide si aprivano e si chiudevano, ma faceva strisciare a terra l'anta e creava un attrito che ovviamente non mi garantiva un'apertura fluida e una chiusura altrettanto fluida. Così io ho risolto il problema mettendo appunto questo cuscinetto a sfera che ho preso in un negozio qui in città. Mi è costato davvero pochissimo, all'incirca un 90 centesimi, quasi un euro, e con un euro ho risolto il problema di far strisciare, di non far strisciare appunto il cassetto. E come vedete adesso si apre e si chiude in maniera molto molto fluida. Poi ho aggiunto questa piccola chicca di questa maniglia in alluminio, anche per dare un po' un senso estetico un po' più carino, che si potesse associare anche al tavolo in ferro che ha praticamente accanto. E quindi, che dire, io del lavoro che è venuto fuori sono davvero soddisfatto e spero che il video vi sia piaciuto. Nei commenti, sempre con informazione, in descrizione trovate anche tutti i materiali utilizzati in questo video. E quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piace, attivate la campanella di notifiche per ricevere tutte le notifiche di tutti i video che escono tutti i mercoledì alle 11, a volte anche sabato alle 2, quando finisco ogni progetto. E quindi, ciao!